La storia di Esther Cox è entrata a far parte degli annali del paranormale come il più spaventoso, controverso, discusso e studiato caso di fenomeno poltergeist. È infatti più conosciuto come il caso del poltergeist di Amherst. Stiamo per entrare nel terrificante incubo di una ragazza mite e serena che divenne vittima delle feroci angherie di una misteriosa entità. All'epoca dei fatti, Esther ha 18 anni. Figlia di contadini, è nata il 28 marzo 1860 a Upper Stewiacke, in Nuova Scozia, Canada. La madre è morta dopo averla data alla luce. Visto che il padre se n'è andato quando la piccola aveva 9 mesi, è toccato alla nonna occuparsi di lei e dei suoi fratelli. Ha fatto un ottimo lavoro, visto che i ragazzi sono cresciuti sani e virtuosi. Esther, in particolare, è la più affettuosa di tutti, gran lavoratrice, coscienziosa e posata. È una ragazza minuta, con capelli corti e ricci, grandi occhi blu, un viso rotondo e la carnagione pallida. Quando la nonna muore, Esther e i fratelli vanno ad abitare dalla sorella maggiore, Olive, che nel frattempo si è sposata con un uomo di nome Daniel, proprietario di una piccola fabbrica di scarpe, e ha dato alla luce 2 bambini, Lillian e George, rispettivamente di 5 e 2 anni. Con loro vive anche il fratello di Daniel, John. Abitano nella cittadina di Amherst, sempre in Canada, in una piccola casetta a 2 piani, in Princess Street, che con l'arrivo di Esther e dei fratelli Jane e William diventa piuttosto affollata. Esther e Jane divideranno il letto nella stanza al piano di sopra, mentre William starà al piano di sotto. L'anno è il 1878 e Esther ancora non immagina quale angosciosa esperienza ha in serbo per lei il futuro. Nella casa accanto vive l'operaio Bob McNeil, che lavora con John e William nella fabbrica di scarpe di Daniel. Un ragazzo di bell'aspetto, conosciuto per il suo umore instabile e i frequenti scatti d'ira. Malgrado ciò, Esther, avendone visto solo il lato gentile e cordiale che dimostra quando si ferma a farle visita, accetta di uscire con lui. L'8 agosto Bob viene a prenderla con il calesse e la porta in un boschetto isolato fuori città. A quel punto il suo atteggiamento cambia di colpo. Ferma il calesse, si guarda intorno per assicurarsi che non ci sia nessuno e tira fuori un revolver che le punta contro, ordinandole di seguirlo tra gli alberi. Esther si rifiuta e lo supplica di riportarla a casa perché sta cominciando a piovere. Bob rinuncia ai suoi loschi propositi, più che altro perché ha sentito il rumore di un altro calesse che si sta avvicinando e non vuole passare dei guai. C'è chi sostiene invece che Bob sia riuscito a trascinare la ragazza tra i cespugli e a violentarla, per poi intimarle di non raccontarlo a nessuno. Qualsiasi cosa sia successa in quei boschi, ha cambiato Esther per sempre. Una volta a casa, la ragazza si infila nel letto che condivide con sua sorella Jane e piange fino allo sfinimento. Per paura di essere uccisa, tiene quel terribile segreto per sé. I giorni seguenti si dimostra meno loquace del solito, mentre le notti insonni trascorrono una dopo l'altra, come pesanti mattoni. I parenti sono certi che abbia litigato con Bob, il quale, tra l'altro, non si è più presentato al lavoro. Si scopre in seguito che ha lasciato la città, forse spaventato all'idea che Esther potesse aver raccontato ai parenti ciò che era successo. Invece la mite Esther non ha aperto bocca e, superato lo shock, sta tentando di dimenticare la terribile esperienza. Qualcosa, però, vuole impedirle di tornare a vivere come ha sempre fatto. Le sue notti cominciano a essere disturbate da un rumore di nocche che colpiscono il legno. Un sinistro bussare, accompagnato da sussurri e voci che si dissolvono quando lei si alza dal letto per rintracciarne la fonte o sveglia la sorella per chiederle se li sente anche lei. Il bussare e le voci la infastidiscono per qualche tempo, poi gli eventi precipitano. Tutto ha inizio una sera come tante. Jane e Esther si coricano presto. Jane spegne il lume e le due sorelle si danno la buonanotte.
All'improvviso Esther balza fuori dal letto, gridando che c'è un topo che si muove sotto le coperte. Dopo aver tastato a lungo lenzuola, copriletto e materasso, le due ragazze concludono che non c'è alcun topo. Il fatto si conclude lì, anche se uno strano disagio si è ormai impadronito di entrambe. Si sentono in pericolo, eppure non c'è nulla di tangibile di cui avere paura. La notte seguente sentono un rumore insolito, si alzano e accendono il lume. Il fruscio proviene da una scatola di cartone piena di stoffe che tengono sotto il letto. Appena la tirano fuori, la scatola compie un paio di balzi in aria, spaventandole a morte. La notte seguente, Esther si alza di scatto a sedere nel letto e si mette a urlare che sta morendo. Jane accende il lume, guarda sua sorella e sgrana gli occhi, incredula e atterrita. La pelle di Esther è diventata di un rosso acceso e si sta gonfiando a vista d'occhio. Ha gli occhi che sporgono come se due dita all'interno della testa li stessero spingendo fuori. Jane chiama aiuto e in pochi secondi tutta la famiglia accorre nella stanza. Il corpo di Esther continua a gonfiarsi. Chi prova a toccarla è costretto a ritrarre subito le mani perché la pelle della ragazza è rovente. Da sotto il letto giunge un forte scoppio che fa saltare il cuore in gola a tutti i presenti. Altri tre scoppi, tanto forti da far tremare la stanza. Nello stesso istante Esther sviene e ricade tra le lenzuola, letteralmente sgonfiandosi sotto gli occhi dei parenti. L'episodio si ripete quattro notti dopo. Jane, che è ormai perennemente spaventata, ha lasciato il lume acceso. All'improvviso le coperte volano via dal letto e si ammassano in un angolo. Jane grida e così Esther. Gli altri abitanti della casa arrivano di corsa e devono assistere di nuovo all'orrendo spettacolo. La faccia di Esther è gonfia e color rosso fuoco. Olive rimette le coperte sul letto, ma queste le scappano dalle mani come dotate di una volontà propria e tornano ad ammucchiarsi nell'angolo. Il cuscino di Esther si alza nell'aria e colpisce Daniel e altre due persone in piena faccia, scatenando il panico generale che trova il suo apice in una serie di scoppi assordanti che arrivano da sotto il letto. Il volto di Esther si sgonfia e lei cade in un sonno profondo. La sera successiva interviene il medico del paese, un certo Carrot, che visita la ragazza e diagnostica un forte shock nervoso. Subito dopo questo evento, i fenomeni paranormali si intensificano. Il letto comincia a muoversi con violenza sotto il corpo della ragazza. Le coperte volano via. Si sente il solito potente boato, poi il suono di unghie che graffiano il muro. Tutti alzano gli occhi sulla parete vicino al letto. Scossi da brividi di terrore, guardano l'intonaco che viene grattato via da dita invisibili, mentre una terribile scritta appare. Esther Cox, sei mia e io ti ucciderò. I presenti sono pietrificati dalla paura, compresa la povera Esther, il cui viso, almeno per questa volta, non si è arrossato e gonfiato. Per tutta la notte i colpi rimbombano tra le pareti della casa, e anche il giorno dopo, e quello dopo ancora. Per tre settimane l'abitazione trema sotto i colpi di maglio inflitti da una mano invisibile. Si possono sentire anche dalla strada principale e la gente di Amherst non fatica molto a capire che in quella casa sta succedendo qualcosa di strano. Come sempre accade, la curiosità attira molte persone e ben presto la famiglia non ha più un attimo di pace né dentro né fuori l'abitazione. Il dottor Carrot non sa come dar sollievo alla giovane paziente. Nota che i calmanti aumentano l'intensità dei colpi, mentre lei da una parte sembra star meglio, ma resta comunque molto agitata. Nei giorni seguenti si verificano altri allarmanti fenomeni. Fiammiferi accesi cadono dal soffitto, coltelli e forchette si alzano in volo e vanno a piantarsi nei tavoli di legno. Spilli e chiodi appaiono dal nulla e si conficcano nel viso di Esther. I mobili si spostano da soli, si sente il suono di uno schiaffo
e subito dopo sulla guancia di Esther appaiono i segni rossi delle dita di una mano fantasma. 16 testimoni accettano di firmare un affidavit, ovvero una dichiarazione ufficiale in cui riportano ciò che hanno visto. Questo per evitare che la faccenda finisca nel dimenticatoio con la sgradevole etichetta di leggenda. Esther è psicologicamente distrutta. Una domenica decide di andare a messa nella vicina chiesa e prende posto in uno degli ultimi banchi. L'entità che la perseguita comincia a bussare così rumorosamente sul legno delle panche da coprire la voce del sacerdote e rendere impossibile seguirne il sermone. Appena lei abbandona l'edificio, i colpi cessano. Una sera il medico e gli altri parenti sono testimoni di un altro fenomeno. Esther si irrigidisce sul letto ed entra in stato di trance. Racconta di come Bob l'ha minacciata con la pistola perché lo seguisse nei boschi. Quando torna in sé, conferma che è tutto vero, ma che lo spavento le ha impedito di parlarne. Olive, indignata, esclama con rabbia che il responsabile dell'attuale stato di cose è Bob. Subito le rispondono 3 colpetti sul muro dati da una mano invisibile. È una specie di risposta positiva? Jane chiede all'entità se capisce ciò che viene detto nella stanza. Si odono altri 3 colpetti. È un sì. Il medico stabilisce un accordo con l'entità. Un colpetto significa no, 2 colpetti non so, 3 colpetti sì. Con questo sistema il dottore fa alcune semplici domande e l'entità risponde correttamente. Insieme ai curiosi che giornalmente si aggirano nei dintorni della casa, ci sono anche coloro che accusano la ragazza di essere un'imbrogliona o, ancora peggio, di essere una povera pazza che ha portato alla follia tutta la famiglia. Poi Esther si ammala di difterite e la paura del contagio tiene lontano dalla casa gli ospiti indesiderati, compresa l'entità che sembra darle tregua per tutto il periodo della degenza. Esther passa la convalescenza in casa di un'altra sorella a New Brunswick, senza che alcun fenomeno strano disturbi lei o chi la ospita. Quando torna a casa è di nuovo serena, ma la pace dura poco. La prima sera che trascorre nel letto con la sorella Jane sente un sussurro minaccioso che le promette di dar fuoco all'abitazione. Nessuno prende l'avvertimento troppo sul serio finché il giorno dopo alcuni fiammiferi accesi appaiono in diversi luoghi della casa. Esasperata, Jane chiede all'entità se ha davvero intenzione di bruciare l'abitazione. Si sentono 3 colpi. La risposta è sì. La famiglia trascorre le 2 settimane successive a sorvegliare di continuo le stanze e a spegnere gli incendi sul nascere, mentre l'entità bussa di continuo sull'intonaco, sui mobili di legno, sulle tegole del tetto. Un tormento senza fine. La notizia del fuoco che tenta di divorare la casa si sparge per la cittadina e Esther viene accusata di essere una piromane, un pericolo per la comunità. Daniel la manda a stare da un vicino, John White, che la prende con sé in cambio di qualche lavoretto domestico. A un periodo di calma segue la ripresa dei fenomeni. John fa lavorare la ragazza nel suo ristorante per tentare di distrarla. Ma nel nuovo ambiente l'entità si accanisce su Esther con rinnovata ferocia. Il coltello di un aiutante di cucina che sta pelando le patate gli sfugge dalle mani, animato di volontà propria, e la colpisce alla schiena. Altri oggetti, specie quelli di metallo, volano per la cucina del ristorante quando lei è presente. I testimoni non si contano più e la storia travalica i confini del Canada per diffondersi in tutti gli Stati Uniti. John, stufo di veder scappare i propri lavoranti, rispedisce Esther a casa. Da qui la ragazza parte di nuovo per andare ad abitare da un altro conoscente, James Beck. Nel nuovo alloggio viene intervistata da numerosi studiosi di parapsicologia. Esther racconta loro degli spettri che le sono apparsi più di una volta, anche se non c'è prova che queste sue confidenze siano mai veramente avvenute. Si trasferisce ancora una volta, andando a stare nella fattoria dei coniugi Van Amberg e per un paio di settimane vive tranquilla. Quando torna a casa, Walter Huber, un attore e sedicente mago,
paga Daniel per poter alloggiare presso la famiglia e osservare la ragazza. Di sicuro non ha occasione di annoiarsi. Appena entrato in casa, un ombrello si solleva da solo e lo colpisce alla testa. Nei giorni seguenti i fenomeni sono copiosi. Un coltello della cucina cade ai suoi piedi. Una sedia del salotto scivola sul pavimento e colpisce quella dove sta seduto così forte che per poco non la rovescia. All'ora di cena, nocche invisibili bussano sul tavolo e Walter ingaggia una conversazione con gli spiriti che sono in grado di dirgli perfino quante monete ha nel portafogli. Poi un pesante fermacarte di vetro si alza da uno scaffale e lo colpisce a un braccio. Una zuccheriera, anch'essa di vetro, sparisce per poi cadere dal soffitto neanche mezz'ora dopo, finendo in mille pezzi sulla tavola. I tappeti cambiano posto di continuo. Una bottiglietta d'inchiostro cerca di colpire Walter. Le sedie del patio si ammucchiano in una piramide che poi crolla. Si sentono rumori di legno che viene segato e di un bussare insistente. Tre coltelli volano all'unisono in direzione di Walter, che li schiva appena in tempo. In un agghiacciante episodio, Walter deve aiutare Esther a liberarsi di 20 spilli che, apparsi dal nulla, le si sono conficcati in varie parti del corpo. Poi torna il fuoco. 40 piccoli incendi domati in un solo giorno dai parenti ormai sfiniti quanto Esther. La ragazza si reca in chiesa a parlare con il reverendo Temple. Quando torna a casa, l'entità la punisce prontamente, colpendola alla testa con un sasso che vola dal giardino fin dentro casa e lanciandole una forchetta in faccia. Numerosi oggetti spariscono di continuo e ricompaiono in un secondo momento, spesso cadendo dal soffitto. Uomo di pochi scrupoli, Walter suggerisce che questa specie di maledizione può essere sfruttata per guadagnare del denaro e organizza una serata in cui spinge la ragazza sopra il palco di un teatro. Ma nessun fenomeno si verifica e gli spettatori chiedono subito indietro i soldi del biglietto. Un fiasco completo. I membri della famiglia sono sull'orlo di un esaurimento nervoso e gli interni della casa risultano inguardabili. Mobili bruciacchiati, muri graffiati e pieni di fori, stoviglie rotte, cibo marcio che compare di continuo ad ammorbare l'aria. Daniel ne ha abbastanza. Caccia Walter e spedisce Esther dai Van Amberg. Walter si reca a trovare la ragazza dopo qualche mese e la trova tranquilla. L'entità non l'ha più molestata. In seguito, Walter raccoglie i suoi appunti su ciò che ha visto in un libro. Una cronaca dettagliata dei fatti anomali avvenuti tra le pareti di quella casa. Un documento prezioso che ha impedito a questa strana storia di essere dimenticata. Esther trova lavoro in una fattoria vicina a quella dei Van Amberg. Un giorno, mentre sta sistemando la paglia nel fienile, una serie di fiammiferi accesi cade dal soffitto. A fine giornata, del fienile non rimane più nulla e Esther viene accusata di incendio doloso. Dopo aver trascorso un mese in prigione, viene rilasciata e scopre con infinita gioia che gli spiriti non sembrano più interessati a tormentarla. È libera e può godere della pace tanto agognata. Da quel momento non si registrano più notizie eclatanti sul suo conto. Vive la vita serena che tanto a lungo le è stata negata. Si sposa due volte e muore nel 1912. Esther è stata vittima di un poltergeist. Gli studiosi che hanno esaminato il caso dicono di sì. Ma cos'è un poltergeist esattamente? Se dividiamo la parola in due, abbiamo poltern, che significa far rumore o strepitare, e geist, che significa fantasma. Uno spirito fracassone, in poche parole, e per chi ne subisce le attenzioni è l'inizio di un incubo terrificante. Non si tratta di apparizioni sostanzialmente innocue come nel caso dei fantasmi. I poltergeist attentano seriamente all'integrità fisica delle loro vittime e chi si trova ad averci a che fare rimane spesso ferito. I fenomeni paranormali iniziano senza alcun preavviso e altrettanto inaspettatamente finiscono. Il centro di tali manifestazioni è di solito un bambino o un adolescente, il cosiddetto agente scatenante, che sta attraversando un periodo psicologicamente difficile.
È opinione comune che la causa dei fenomeni sia l'agente stesso e non un'entità extracorporea. I conflitti interiori, la rabbia e il tormento non espressi apertamente darebbero vita a energie psicocinetiche inconsce. Quello che lascia dubbiosi nel caso di Esther è la sua età. Aveva 18 anni quando i fenomeni sono cominciati e aveva perciò già superato la prima adolescenza. Che sia tutto riconducibile al trauma vissuto quando Bob l'ha minacciata con la pistola. Se poi si fosse verificata una violenza fisica, allora il trauma sarebbe stato ancora più devastante per la sua psiche. Esther era una ragazza fragile, con poca autostima. Non aveva detto niente a nessuno di ciò che era successo con Bob. Non si era sfogata o confidata. In alcuni soggetti, la repressione delle emozioni negative può sfociare in fenomeni paranormali. Dobbiamo ipotizzare uno sdoppiamento di personalità che potrebbe aver scatenato energie in lei latenti. Può essere, certo, ma se tutti quelli che subiscono uno shock reagissero come Esther, centinaia, forse migliaia di famiglie sarebbero in un mare di guai. La verità è che questa vicenda inquietante resterà per sempre avvolta nel mistero. Rimane solo una cosa da fare: augurarsi che una cosa simile non capiti mai a nessuno.